11 agosto 2002, Santa Chiara. I quattro Vangeli della Chiesa Cattolica. Formazione Il Figlio dell'Uomo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Giovanni 9.1. Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quello che l'avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano, non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui, altri dicevano, no, ma gli assomiglio. Ed egli diceva, sono io. Allora gli chiesero, come dunque si furono aperti gli occhi? Egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto, va a Siloe a lavarti. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è questo tale? Rispose, non lo so. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose, è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui, che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono, è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero, sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci vede non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudici. Infatti i giudici avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quegli rispose, se sia un peccatore non lo so. Una cosa so, prima ero cieco, ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo, ma che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi dei suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero, tu sei suo discepolo? Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro a quell'uomo, proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, Dio lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontrato gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è il Signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli gli disse, io credo, Signore. Egli si prostrò dinanzi. Allora disse, io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero, siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato,
ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Giovanni 10.1. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro. E le pecore lo seguono, perché lo conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la sua voce, la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore, tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vista e l'abbiano l'abbondanza. Io sono il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore, fugge e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il padre conosce me e io conosco il padre, e offro la vita per le pecore, e ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ricevuto dal Padre mio. Sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di essi dicevano, ha un demonio ed è fuori di sé. Perché lo state ad ascoltare? Altri invece dicevano, queste parole non sono di un demoniato. Può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno. Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. Allora i giudici gli si fecero attorno e gli dicevano, «Fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo, e a noi apertamente». Gesù rispose loro, «Ve l'ho detto e non credete, le opere che compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza». Ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno mai perdute, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. I giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio. Per quale di esse mi volete lapidare? Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Rispose loro Gesù, non è forte scritto nella vostra legge. Io ho detto, voi siete dei. Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me ed io nel Padre. Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli fuggì dalle loro mani. Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. Molti andarono da lui e dicevano, Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero, e in quel luogo molti credettero in lui. Il Vangelo secondo Giovanni. Fine del capitolo 10.